è fatto delle cose, ma cose Vediamo. Riesci a prendere il fiato ogni tanto? Tanto fa bello fresco oggi. Fresco? Vedi? Frittura. Sì. Oggi a pranzo. Buongiorno Paolo. Ciao. Sì, ciao bene. Dove adesso? Ciao ragazzi. Grazie di cuore. Allora io sono fuori tranquillo, mi sono da pian pianeo. Niente da raccontare alle telecamere di Chioggia Azzurra. Passato la mattinata fra i pescatori. Lascio Letta, Renzi e Calenda a litigare a Roma e io mi sono immerso nel mondo della pesca, che qua è la prima industria, quindi fra Chioggia e Porto Tolle c'è da fare. Ci sono progetti bloccati da sbloccare, da finanziare, quindi pesca e agricoltura per la Lega sono sempre stati e saranno una priorità. Lascio che altri litighino su altri posti e sui collegi e sulle leggi elettorali. Noi ci teniamo ben stretti i pescatori, allevatori, agricoltori, che sono la spina dorsale del nostro paese, però abbiamo le idee chiare, quindi sappiamo già dal 26 settembre dove mettere le mani, sia il Ministero dell'Agricoltura a Roma che a Bruxelles, perché ci sono una marea di progetti fermi, già finanziati, bloccati dalla burocrazia, dai no dei PD e dei 5 Stelle. Sappiamo già da dove partire. Grazie infinite. Saccavalla hanno 40 giorni di fermo pesca con 50 giorni di campagna elettorale. Ma il problema è che l'Europa non può imporre sulla testa di un paese che ha 8.000 km di coste delle regole che vanno bene per altri paesi. Qua i pescatori devono poter pescare. Gli allevatori di coste di vongole devono poter allevare, ci sono burocrazie italiane ed europee assolutamente insostenibili. Ripeto, il vantaggio della Lega è che noi abbiamo in Parlamento un pescatore, di agricoltura ci siamo occupati da anni, prima con Zai e poi con Centinaio. Se le elezioni vanno come penso e come spero, dal 26 settembre non abbiamo bisogno di perdere tempo e sappiamo dove sbloccare i soldi, fondi e progetti sia a Roma che a Bruxelles. Ma anche lei è stato a Bruxelles e purtroppo non è cambiato niente. No, ma quando ero a Bruxelles eravamo all'opposizione. Il conto è essere al governo, lì cambia la cosa. Adesso che programma avete?